Paolo Frascatore. Fatto il gol decisivo, no? Sì, è stato un gol emozionante, per fortuna abbiamo vinto, quindi è stata una gioia immensa. Raccontacelo. Sono rimasto alto in un'azione, non mi ricordo se era partita da un calcio piazzato, insomma comunque avevo spinto sulla sinistra, ho deciso di rimanere nonostante ho visto Ilianes in proiezione offensiva e ho pensato che comunque quella parte della porta era scoperta, quindi mi ci sono buttato e ogni tanto arriva anche un po' di fortuna e il gol. Io in cronaca ho detto una cosa, ho detto mica può essere sempre palo traversa, Napoli la traversa, palo contro la Carrarese, prima o poi arriva. Questa era bassa, prendere la traversa era difficile, potevo prendere il palo, però mi sono messo accanto al palo, quindi sono stato bravo perché ci ho creduto e fortunato, siamo stati un po' bravi tutti, perché comunque quando fa un assist un difensore centrale e fa gol l'altro difensore centrale vuol dire che c'è voglia di vincerla. Ti chiedo una cosa, tu sei l'esempio di come in questa squadra siano fondamentali tutti, perché sei stato risparmiato in Coppa Italia, si pensava che oggi potessi giocare per quello dal primo minuto, invece sei entrato per un problema d'ingrosso e hai deciso la partita, qui servono tutti. Servono tutti e siamo tanti bravi e quindi penso che alla fine il mister faccia bene a usare e usufruire di tutti. Il campionato è lungo, adesso ci aspetta una serie di partite super ravvicinate, quindi dobbiamo essere tutti pronti e sapendo che tutti avremo un'opportunità. Ti dico una cosa per salutarci, il Pescara è primo in classifica da solo. Sinceramente non mi interessa perché il campionato è lungo, dobbiamo secondo me chiuderle prima, diventare più spietati e penso che renderemo facile anche qualche partita in più.